Buongiorno, cambiamo argomento e vi presentiamo adesso uno spettacolo che sarà presentato il prossimo venerdì 15 dicembre alla Mostra d'Oltremare di Napoli, al Teatro Mediterraneo precisamente, ed è uno spettacolo, una serata dedicata appunto alla musica, lo spettacolo con tanti ospiti noti sul panorama nazionale. E a promuovere questo spettacolo davvero sui generis molto molto bello ed importante c'è il dottor Sadio Zungri, che è già qui con noi in studio. Buongiorno. Buongiorno. Che ha una manifestazione, buongiorno, organizzata dall'Ortopedia Meridionale, che prevede tantissimi ospiti, dai Dick Dick per quanto riguarda la musica, da Alessandro Greco per quanto riguarda, ecco, altre figure professionali che comunque fanno parte del mondo dello spettacolo. Certo, noi come azienda quest'anno abbiamo pensato di devolvere tutto quanto il ricavato e tutto quello che mettiamo da parte per i gadget natalizi a Medici Senza Frontiere. E poi naturalmente abbiamo un sacco di amici, un sacco di persone che ci seguono anche durante l'anno. Abbiamo pensato bene di fare questa manifestazione come l'abbiamo fatta 2 anni fa con i Platters. L'Ortopedia Zungri in realtà è molto conosciuta da anni, consolidata, confermata come nome per l'utilizzo di tanti prodotti ortopedici che servono per la cura dei pazienti. Certo, sono dal 1981, il mio papà, che ha sempre fatto il tecnico ortopedico, mi ha dato le chiavi dell'azienda. Nel 1981 amministro questa società che si chiama Ortopedia Meridionale Zungri, con la sede a via Costantinopoli, è una delle forze fortunatamente le più grosse che sta in regione Campania, e costruiamo protesi per disabili e tutte le disabilità, dal sistema posturale per valutare i carichi a quelli che sono le amputazioni e eccetera. Lei intanto ha tra le mani la locandina. Abbiamo visto anche dei manifesti pubblicitari per strada, Dick Dick, storico gruppo che racconta un po' la nostra storia, soprattutto Alessandro Greco, grande presentatore italiano, che ovviamente farà il suo lavoro anche durante questa manifestazione. Una manifestazione che arriva poi prossimità del Natale, quindi che cerca in qualche modo di raccogliere ancora più persone che sensibili, certo, ovviamente a quelli che sono i temi del sociale. Certo, noi abbiamo invitato tutte persone che sono vicino a noi durante tutto l'anno. Saranno tutti quanti medici, fisioterapisti, infermieri, sono le persone che stanno vicino ai malati e alle persone che soffrono durante tutto l'anno. Facendo questo lavoro qua mi sembrava doveroso invitarli a stare tutti quanti assieme. E poi Medici Senza Frontiere veramente svolgono un lavoro incredibile in tutto il mondo. Forse non sono tanto riconosciuti per quello che fanno, perché realmente insomma si va in dei posti veramente pericolosi, difficili anche per sopravvivere. E lo fanno con grande abnegazione, aiutando le persone meno fortunate. Certo, moltissimi di loro li conosco personalmente, ma tantissimi, forse sarà anche la persona che abita nello stesso palazzo, che fanno questo lavoro in questi posti disagiatissimi, dove muoiono un sacco di bambini, dove non ci sta prevenzione, dove non ci sono vaccini. E dove muoiono anche alcuni di loro, per la verità. Certo, certamente è capitato, sì, anche ultimamente, così loro fanno molta attenzione, se abbiamo delle prevenzioni che si fa prima di andare in questi posti molto disagiati, ma poi quello che fa molta molta tristezza poi è la povertà. Non abbiamo proprio un'idea di quello che affrontano questi medici, che non sono supportati da nessuno, perché rispetto ad altre manifestazioni li sentiamo poco, sì, li sentiamo, li conosciamo noi che siamo gli addetti ai lavori, e allora mi sembrava giusto devolvere una nostra possibilità a loro per il loro scopo umanitario. Un contributo che viene dato ovviamente anche dalle nuove tecnologie dell'ortopedia. Le chiedo, no? Lei prima diceva giustamente che la sua attività è molto antica, risale ai primi anni 60. In questi 50 anni in che maniera si evolve l'ortopedia e quali sono le tecnologie all'avanguardia di supporto, di aiuto per i pazienti? Abbiamo tutte ormai tecnologie elettroniche. Io ricordavo che quando andavamo nei primi anni, avevo 13 anni, quando cominciavo a frequentare l'azienda di papà, si costruivano le protesi per gli amputati in legno, si prendeva il tronco e si costruiva la protesi. Adesso è tutto quanto materiale elettronico, amputati che riescono a salire e scendere le scale, che riescono ad avere una qualità di vita buona, molto 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 buona. Abbiamo problemi che naturalmente si cozzano con quello che passa la ASL, quello che viene riconosciuta dalla ASL, però le tecnologie ci stanno fortunatamente, sia per fare le valutazioni delle problematiche che abbiamo, che potremmo avere, sia naturalmente poi la realizzazione del prodotto. Naturalmente parliamo di strumenti anche costosi, perché si tratta anche di materiali che non sono proprio nell'ordinario, no? Per costruire questo genere di protesi. Sì, sono costosi, noi siamo legati a un nomenclatore, a un listino che è del 1999, che è dei 18 anni fa,
il Ministero al momento non l'ho aggiornato, si prevede che lo faccia nei prossimi anni. Pertanto il listino è rimasto là, le tecnologie sono andate avanti, però devo dire la verità, riusciamo a sopravvivere, riusciamo a dare degli ottimi prodotti tutti quanti anche a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Prodotti, ecco, ci stiamo parlando delle protesi, hanno una durata le protesi, nel senso che vanno comunque cambiate, sostituite, sono durature nel tempo, sì, vanno più si modificano in base anche all'esigenza del paziente, fisica, quindi certo, del cambio. Certo, vanno adattate più che sostituite, ci sono dei tempi per la quale poi non conviene più fare degli adattamenti perché diventano molto molto importanti, che sono quei 3 anni, 4 anni, ma nel periodo naturalmente noi ci conformiamo, basta che mangiamo, aumentiamo di peso di 2 kg, la nostra ortesi, che può essere un'amputazione, che può essere un busto per una scoliosi, che può essere un busto per una lombosciatalgia, sicuramente non va bene, però va adattato per un certo periodo di tempo, poi a un certo punto non è più conveniente metterci le mani sopra e conviene sostituirlo. Certo che è un esempio, perché è un'iniziativa, quella che voi proponete, che portate avanti, è sicuramente sì da prendere un po' in esame, no? Da parte di tutti, perché noi siamo soliti ovviamente fare regali a Natale, qualcosa che magari poi si perde nel tempo, comunque oggetti senza valore, invece in questo modo possiamo lasciare sicuramente un segno in un momento dell'anno che è fertile da questo punto di vista, quindi magari fare anche un appello a casa, cogliere l'occasione per cercare di sensibilizzare, certo, affinché gli altri anche a casa cerchino di fare dei gesti più che regalare oggetti, ecco, nel periodo natalizio, dei gesti che poi possono durare anche nel corso dell'anno e forse in questo caso nella vita. Certo, questo qua è tutta un'idea che è nata con l'amico Mario Fasciano. Noi raccogliamo e ogni anno, come fanno tutte le aziende, naturalmente dedicano un pochettino di quello che è la loro possibilità ad acquistare gadget che vengono regalati, che riceviamo a casa ma che sono inutili, sono le solite bottiglie di vino che ce le vediamo, ce le riproponiamo ma che non servono e che beviamo la stessa sera, sì, bravi, abbiamo dimenticato tutto qua. Invece una cosa concreta, una cosa che rimane, perché penso che agli addetti ai lavori, perché naturalmente questo è una manifestazione che è ad inviti e solamente per gli addetti ai lavori, sono le persone che noi ci incontriamo quotidianamente. Quest'anno abbiamo partecipato a 80 congressi, di conseguenza gli amici che abbiamo relazionato assieme, che ci siamo presentati, abbiamo studiato assieme. E questo sarà appunto un altro motivo di incontro. Lo ricordiamo ai nostri telespettatori, venerdì 15 dicembre alle ore 20, lo spettacolo al Teatro Mediterraneo, la mostra d'oltremare, uno spettacolo all'insegna di divertimento, della musica e Dick Dick, Alessandro Greco, ma anche Misticoni, insomma tantissimi ospiti, una serata imperdibile. Grazie dottor Salvio Zungri, buona giornata, grazie. E adesso Punto Zero Sposa, restate con noi.